Sono passati 78 anni dalla morte del funzionario di polizia Giovanni Palatucci, avvenuta il 10 febbraio del 1945 in un campo di concentramento a Dachau, in Germania. Il 13 settembre del 1944 fu arrestato e ristretto nel carcere di Trieste. Venne sottoposto a tortura presso la risiera di San Sabba. Morì a soli 36 anni. La polizia ricorda il questore giusto, medaglia d'oro al merito civile. Palatucci salvò dal genocidio molti ebrei, stranieri ed italiani. Noi abbiamo tante occasioni per non essere vili, pochissime per essere eroi. Già non essere vili, come diceva un grosso pensatore, è una conquista. Un eroe è un personaggio scomodo che accetta, per esempio, di mettere la propria poltrona, di mettere la propria posizione in gioco pur di rispettare le regole. Palatucci non a caso è un giusto tra le nazioni. Era una persona scomoda perché le persone che rispettano le regole molto spesso sono scomode. Il questore di Fiume era stato un funzionario, un giovane funzionario a Genova, alla squadra mobile, dove sono stato pure io, peraltro molti anni dopo, indegnamente, ed era stato allontanato da Genova, era stato mandato a Fiume per punizione. L'evento, moderato dal giornalista Nino Germano, ha coinvolto i ragazzi del liceo classico D'Annunzio di Pescara. Durante l'incontro nell'aula magna intitolata Ad Emilio Alessandrini, primo magistrato italiano ucciso a Milano il 29 gennaio del 79, sono stati presentati alcuni lavori dei ragazzi che hanno ricostruito la storia dell'avvocato nato a Montella in provincia di Avellino, che non esercitò la professione forense per intraprendere subito la carriera nell'amministrazione della pubblica sicurezza. Ed è riuscito a salvare oltre 5.000 fuggiaschi, smistandoli nei vari, diciamo, diocesi, per esempio a Salerno, quindi in Campania e in altre zone d'Italia. Trasgredendo le regole. Trasgredendo le regole, ovviamente, perché Palatucci ha seguito la legge di Dio e non dell'uomo. Presenti anche la sociologa ed espedicato il giornalista Paolo Mastri. Il valore delle regole nella società contemporanea e la ricostruzione puntuale di eventi sono la condizione necessaria della comprensione degli accadimenti. Con la guerra che stiamo vivendo tutti i giorni noi ora, ci dimostra come non sempre coloro che ci impongono delle regole debbano avere ragione, quindi è bene seguire anche il nostro cuore, comunque quello che pensiamo noi.